collega di Orizzonte Scuola, avevo un ecco, grazie. Ah, prego. Abbiamo circa 5 minuti, quindi cerchiamo di stare un po' nei tempi, grazie. Buonasera Ministro. Buonasera. Allora, possiamo dire che è innegabile l'importanza del ruolo dell'educazione civica nella lotta alla No, aspetta che non sento. dispersione. Allora, è innegabile l'importanza dell'educazione civica nella lotta alla dispersione scolastica. Recentemente il magistrato Nicola Gratteri ha detto che non può esserci educazione civica senza parlare seriamente di aumento numerico dei docenti e di un incremento del loro stipendio. Ecco, volevo sapere, anche alla luce di quello che vi siete detti oggi, lei che cosa ne pensa? Ah, glielo dico subito. Noi abbiamo, siamo in un paese in cui c'è una fortissima caduta demografica, fortissima caduta demografica. Vi ricordo che l'anno scorso in questo paese sono nati 400.000 bambini, che è il più basso numero dalla unità d'Italia. Dati alla mano, lei ha visto che siamo riusciti a mantenere lo stesso numero inalterato di docenti, quindi il rapporto docenti-studenti è assolutamente migliorato, anzi con un leggero aumento, e proprio lavorando su questa differenza e quindi rifiutando da parte mia l'idea che un declino demografico voglia dire un declino dei docenti, vuol dire che noi dobbiamo non soltanto mantenere e incrementare il numero dei docenti, solo se cambiamo la qualità della scuola. E qua io, lei sa, la mia posizione l'ho espressa, io sono convinto che bisogna andare ad una scuola a tempo pieno, che implica ovviamente investimenti massicci, però il PNRR ci dà questa possibilità. Vi ricordo che ci sono nel PNRR, ad esempio, 4 miliardi erotti per gli asili nido. Attenzione, le differenze cominciano lì. Le differenze fra il nord e il sud, voi li vedete ancora prima che nelle scuole superiori, esattamente nei nidi. Questo ovviamente richiede personale e il fatto che, come vi ho detto, numeri alla mano. Si è visto chiaramente che siamo riusciti a mantenere tutto il personale, tutto l'organico, ma le dirò una cosa in più. Dopo 10 anni, è la prima volta dopo 10 anni che la conferenza delle regioni dà un parere positivo sulla distribuzione del personale. Io do a questo un segno molto positivo. Io ho fatto 10 anni assessore regionale. E so benissimo quali potevano essere i conflitti che vi erano fra regioni. Il fatto di avere non solo mantenuto l'organico, anzi 6.000 in più, tra l'altro di sostegno, e dall'altra parte aver avuto il consenso di tutti gli assessori regionali nella distribuzione che abbiamo già realizzato, perché noi ci stiamo già preparando ovviamente per organizzare le classi per l'anno prossimo, per me è un grandissimo risultato ed è su questo risultato che io ritengo di dover andare avanti. Rispetto all'altra posizione del giudice Gratteri, io credo che noi dobbiamo prendere seriamente in considerazione un ripensamento delle carriere che devono essere, e abbiamo i dati alla mano, sono i dati dell'OCSE, come gli insegnanti italiani sono pagati meno degli altri insegnanti dell'OCSE. Però io voglio spezzare una lancia anche per i dirigenti, anche i dirigenti, noi dobbiamo ripensare, dare una qualificazione e dare anche l'evidenza di questo. Sono i dati dell'OCSE, sono i dati dell'OCSE che io ho ben presente e che devo dire condivido nell'idea che sia necessario ridare non solo quella dignità, ma anche quella forza che è proprio degli insegnanti che restano, e l'abbiamo ribadito oggi tutti, non solo un mestiere delicatissimo, ma cruciale per affrontare i due termini che non sono oppositivi l'uno con l'altro. Uno dei grandi risultati di oggi è che per molto tempo la letteratura e il dibattito politico aveva diviso le persone, quelle che ritenevano che uguaglianza e sviluppo fossero in opposizione. No, no, oggi tutti i ministri hanno riconosciuto che uno sviluppo si basa soltanto su un principio di uguaglianza e di equità, però occorrono anche insegnanti che percepiscano che l'educazione civica non è soltanto, e serve già tantissimo, conoscere quegli articoli fondamentali della nostra Costituzione che restano la base vitale, viva e vitale di questo Paese. Ma l'educazione civica è anche conoscere bene la situazione del proprio territorio, nel bene e nel male. L'educazione civica è quella del condividere
e crescere con tutte quelle competenze che la letteratura ha chiamato i character skills e che sono proprio la capacità di costruire comunità. Quindi, come vede, ancora una volta il giudice Gratteri ha buttato lì una cosa che non era affatto buttata lì, ma è che comunque è nell'anima del dibattito internazionale. Grazie a lei.